Ciao ragazzi, bentornati in Maria Sonic Ciocco e Libici Invernali. Siamo già arrivati al settimo giorno. Vabbè, oggi non dobbiamo fare solo una giornata perché ovviamente nel sesto giorno c'era shopping. Un secondo. Vabbè, ragazzi, lasciamo perdere. Sì, sarà praticamente diverso da Short Track normale. Vabbè, Short Track staffetta l'avevo già visto in quello singolo, però in un evento sogno. Non avevo mai fatto allenamenti di questo. Un secondo. Ok, ragazzi, rieccomi. Non è passato stato nemmeno un minuto e mi ho fatto ben due interventi. Dai. Ok, telefono perfetto. Non ci interessa il mio tutorial. Completa tutti i passaggi del testimone con grande o meglio. Nel senso che noi prima dobbiamo fare due giri con un personaggio. Infatti in totale ce ne sono otto. Ora nel prossimo giro ci sarà il nostro compagno di squadra. Noi la missione non lo fa perfetto. Cioè, vedete quei numeretti? Dobbiamo farlo. Cioè, non si tratta di fare i numeri più piccoli. Cioè, come si dice? Si dice, che voi dovete stare vicino al vostro personaggio, ma non troppo, che sennò perdete. Se state ovviamente troppo vicini, poi dopo niente, sbagliate. Quindi dovete fare il timing giusto. Un secondo, ragazzi. E siamo a tre, ragazzi. Gli interventi. Vai, tocca a te, Tails. No! Ecco, ragazzi, per esempio qui, se voi sbagliavate sto timing, appunto. Sbagliavate. Bene, la prima volta che sbaglio, meglio. O la seconda volta, non mi ricordo. Ma così dovete stare attenti, se non succede il casino che ho fatto adesso con Tails. Uffa, ci sei su da qua. Vabbè, capisco perché siamo in estate. Mentre nel gioco siamo in inverno. Ma non è normale. Ok, stavolta si fa sul serio, cerchiamo di non farti fail oggi. Probabilmente ragazzi, adesso mi tolgo la maglietta perché sto morendo di caldo qui in sala. Sì, vabbè, ognuno fa i salti e la somma dei loro punti vale per la squadra. Se avete capito. Ok. No. Non sei dritti. Dai, vediamo di uscire ai dritti perché bisogna sempre stare in equilibrio. Uno, ora. Abbiamo fatto 138 ed è tanto. Vabbè, non mi dite il massimo qual è perché non lo so neanche io. Mi sa che è 150 metri il massimo, una roba del genere. Vabbè, non lo so, io non ho mai fatto più di 150. Vabbè, punti, che non contate. Yop! Che cacchio ha fatto Knuckles? Vai, Luigi, tocca a te. No. Via.
Ok, sempre dritti, dritti, dritti. Bene, anche lui ci ha fatto 136 metri. Ora vedrete come si trasformeranno i punti. Perché forse non l'avete visto bene. Distanza, se lo fate più maggiore avrete più punti. Equilibrio, bisogna stare perfetti, così avrete più punti. Si sommano ed ecco qua i punti normali. Niente. Non voglio dire niente. Scusatemi. Bene ragazzi, nemmeno Yoshi non ha iniziato e siamo già terzi, fantastico. Ora dobbiamo vedere cosa fa Yoshi. Sì, bel sedere Yoshi. Vai, salta. Una roba del genere. 182, fantastico, fanno tutti 130 metri in più. Vediamo a Tails quanto farà. Vabbè, prima i punti, vediamo un po'. 183 punti, ok. Ora vediamo. Siamo secondi adesso. Beh, non sarei bravo, ma forse se Tails sbaglia, forse abbiamo primi ugualmente. Vediamo. Vabbè, non voglio fare apposta a sbagliare. Dai. Equilibrio. Vai, volla. Potevi volare in eterno, quindi potevi ci arrivare alla fine. Vabbè, lui l'unico che ha fatto meno di 130 metri, ma chi se ne frega. Siamo una squadra. Vediamo cosa ha fatto. Se noi ragazzi avessimo fatto la gara, chi tra loro ha più punti? Diciamo che ha vinto Knuckles. E Tails ultimo per 0,1 punto. Epic. Vabbè, siamo arrivati i primi. Anche se noi abbiamo fatto 500 punti e loro nemmeno non ci sono arrivati. Sì, che bello vedete il Tails che vola. Squadra speciale, ma basta! Non ha senso chiamare squadra speciale, che vuol dire in italiano? Ok ragazzi, ovviamente la parte non finisce qui perché ovviamente c'è il boss. Adesso che ci penso non mi ricordo chi è il boss. Dunque, fammi ricordare chi è il boss. Sì, so che è il boss, ma voi ve lo ricordate? Pattinaccio di figura. Vi ricorda qualcuno? Vi do 10 secondi di tempo. Ok, tempo scaduto. Vediamo un po' se avete ragione. Vabbè, sì, siete pure dalla foto del video. Brucia! And get in the sound. Stai zitto un po'. Vabbè, noi ovviamente dobbiamo batterla e ovviamente questo evento è singolo, perciò dobbiamo usare solo la meta Knuckles. Gli altri ci giocheranno per conto loro. Vabbè, vediamo quanto sono bravi quelli della mia squadra. Squadra.
Ok, iniziamo. E io I come, che non ho idea che significa. Ok, guardiamoci il suo balletto. Quattro, tre punti. Vediamo un po' quelli della mia squadra. Ma quanto fanno schifo. Ne metto 30 punti, ci arrivano. Vabbè, dovrò soccorrere io, che sono il capo di questa squadra, il leader. Guardate, imparate come si fa. Na 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 na. Ovviamente è una, praticamente è una cavolata battere Rush e dare i cappati. Vabbè, magari c'è chi ha dei problemi. Saltiamo. Visto? 32 punti, si fa così ragazzi, quello che ho fatto vedere adesso. Ma che ho detto? Mo adesso. Vabbè, ma che cacchio dico? Cacchio! Niente, faccio schifo a fare la cosa di equilibrio. Na 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 na. Dai, 48, dai, che dobbiamo arrivare più di 60 punti. No, in realtà dobbiamo fare più di 57 punti. 55, vabbè, più la ruota ce la facciamo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Bene, 67. What the? Un secondo. Ok ragazzi, abbiamo battuto anche Rush, perciò possiamo finire anche questa parte. Fare una pausa. Non sono passati di Marco 15 minuti, mi chiedi una pausa? Vabbè, ma che problemi ha questo gioco? Abbiamo fatto solo la valletta una giornata e riposo. Madò. Ottavo giorno. Ottavo. Ciao, vabbè. Chi se ne frega. Eventi olimpici, ne abbiamo fatto solamente uno ed è quello che abbiamo fatto prima, qualche secondo fa. Cioè no, qualche minuto fa. Vabbè, non mi va di dire la classifica, tanto basta vedere. E beh, è la stessa praticamente. Cioè Eggman è ultimo sia per eventi olimpici, sogno. Vabbè, abbiamo capito. Oh, wow, incredibile. Vabbè, di campione. Vabbè, ciao, sappiamo. Ovviamente, ragazzi, in festival singolo, dall'ottavo giorno, dovrebbero esserci tre eventi. Ma qui, per fortuna, ne fanno solamente due. Perché altrimenti se ne sbatte. Mo. Vabbè, ok, ragazzi, questa parte può finire qui, alla prossima facciamo l'ottavo e nono giorno. Alla prossima, ciao a tutti. Tu che giochi a pallavolo?